Emanuela, hai presentato il tuo primo libro, una raccolta di poesie dal titolo Nelle mie stagioni. Perché questo titolo? Questo titolo per rappresentare l'evoluzione delle mie emozioni e del modo in cui io cerco di trasmetterle, descrivendole proprio attraverso riferimenti legati per lo più alla natura e alle stagioni stesse e ai mesi che passano fuori e dentro di me. Quante poesie hai scritto? Sono 86 poesie raccolte in questo volume, È un inno 86. alla vita? È un inno alla vita, è dedicato alla vita, al modo di amarla, al coraggio di saperlo fare in tutte le sue sfaccettature, C'è un ambito della vita che ti interessa di più, un sì. No, settore? credo di amarla nel pieno di tutto allo stesso modo. Che cos'è per te la vita? È una scommessa. Una scommessa è un atto di coraggio, Perché? perché ci vuole tanto coraggio per poterla affrontare e soprattutto per poterla amare, nonostante tutte le sue sfaccettature, appunto. Sì. In questo tuo primo libro, quindi tu racconti quello che per te è la vita, facendo riferimento anche, credo, alla tua famiglia. Anche non solo, alla mia famiglia e alla lontananza dalla stessa, perché vivendo lontano ho imparato anche ad apprezzare tantissime cose che riporto all'interno delle cose che scrivo. In generale, un riferimento alla vita nel modo che ho di affrontarla. Dove vivi? E Vivo a Pavia, in Lombardia. E quanto ti fermi qui in Calabria, a Crotone? dipende, questa volta qui non ho ancora una data di ritorno. Quindi Sì. diciamo che il tuo amore per questa terra e per la tua famiglia ti ha spinto a parlare della vita proprio per mettere in evidenza quelli che sono i valori principali. Sì, infatti ci sono tante cose legate sia alla terra che alla famiglia in questo libro, sì.